Grax89 e oggi pomeriggio fino alle 4 e mezza barra 5, adesso vedo perché poi dopo dovrò andare via. Ho pensato di tenervi compagnia con God of War e darvi qualche novità sul mio canale Twitch per i nuovi arrivi per quanto riguarda i titoli da giocare. Come sempre, mettete grafica 720, qualità standard per godervi al meglio la live. Hola a tutti, vediamo se funziona la chat. La chat funziona, perfetto. E metto solo due link, poi vi svelo un attimo le ultime. Ultime, mettiamo allora il link, ultime notizie. Ok. Mettiamo qua, saluto tutti quelli connessi, ultime notizie, metto il link, poi ci sono, perfetto, i link sono a posto, vecchie rocce. Qua, ci siamo. Che dire, allora, ultime novità, come ho preferito chiamare, la ventesima puntata di God of War, perché da domani sera, ragazzi, intanto vi ricordo che sono reduce effettivamente dal Modena Nerd Comics, ho avuto modo di incontrare svariati YouTuber, Farenz, Dario Moccia, ho avuto la possibilità di incontrare Boban Peso, vedere un concerto di Gen Boy, è stata una bella esperienza, non c'è che dire. Però ho trovato, grazie a ricerche negli stand, ho trovato finalmente Shadow of the Tomb Raider e penso che, non so, lo porterò da domani sera in live, alternandolo a God of War, sempre dalle 9 alle 10, e alternerò sia Tomb Raider che, o Tomb Raider, sia che God of War, in modo da dare un po' più di varietà al canale. E niente, questa è la grossa novità, anche perché l'ho trovato veramente un'offertona nuovo e ho detto ne approfitto. E niente, iniziamo a giocare. E potevo già iniziarlo oggi perché è già installato, non penso ci siano grandi aggiornamenti, però ho preferito continuare con un God of War in modo da potervi dare la notizia, prepararvi eventualmente all'arrivo di Tomb Raider sul mio canale. Mi hanno detto non farlo perché voglio giocarlo, fallo, non farlo, insomma io sono un appassionato della serie, c'ho anche Rise of the Tomb Raider e ho giocato il nuovo capitolo Reboot quando uscì su Xbox 360, che uscì prima di Rise of the Tomb Raider o Tomb Raider. E non potevo giocare Shadow of the Tomb Raider, tra l'altro ambientato, c'è una storia del tutto basata sui Maya, quindi non potevo lasciarla assolutamente perdere. Io lo gioco, poi eventualmente, è come con God, se c'è gente che segue benissimo mi fa piacere, lo sapete perché potete scrivermi, potete commentare, aiutarmi nelle sfide. Se però vedete che non c'è gente, comunque segue poco, io comunque lo giocherò. Lo alternerò a God of War anche per un fattore di varietà per il canale. Perché capisco che portare solamente un gioco può essere piacevole per chi gioca, ma non per chi segue. E allora ogni tanto è giusto variare e ho pensato a questa nuova avventura. Detto ciò, vecchie rocce, continuiamo la nostra di avventura. E poi domani sera magari penseremo a Tomb Raider e il nuovo. Allora, se non sbaglio, c'è andare di qua. Ah no, questo qua stiamo tornando indietro. Abbiamo trovato dei grossi collezionabili in questa zona. E proviamo ad andare a vedere di qua. Se avete consigli, se volete qualsiasi cosa, insomma, fatemi sapere. Qui e uno. Qua c'erano due punti, se non sbaglio. No. E due. Esatto. Per scoprire un nuovo luogo, assolutamente. Saluto tutti quelli connessi. Vi auguro buona domenica e benvenuti il con suo questa pessimo live gusto tranquilla. ovunque. Beh, pessimo gusto. Diciamo che Odino aveva un suo gusto, però non mi sembra così pessimo. Ho visto di peggio, diciamo. Non vedo l'ora di iniziare Guardate anche là, Tomb Raider, però. il pannello God of mancante War di mi sta Dio. piacendo, mi sta prendendo tanto, però devo anche Odino ha staccare rubato. con altri Ma titoli, forse perché? anche per quello. Odino avrà avuto le sue ragioni. Posso dare un'occhiata? Facciamo dare un occhio alla testa, Questo è giustamente. davvero molto insolito. Perché? Che significa? Non lo so proprio. E non è insolito? Testa. Beh, quello è evidentemente Però un te. nome potevano darglielo, Sembra in piuttosto che viaggio, testa, forse sarebbe viaggio stato magico. più bello dare un nome Ma che c'entrano i giganti? direttamente Tanto da a testa, un dedicargli un nome pannello originale, simile. invece un nome proprio di Temo che persona, questo non sia invece molto testa. chiaro. Beh, Che sono quelle rune agli angoli? Non sono rune, ma simboli di altre terre. Tra Significano l'altro, quello in guerra, alto a destra è il miseria. simbolo di God of Come War, mai? proprio del titolo. Quello lo conosco molto bene.
No. I suoi occhi sono dei gioielli, come i tuoi. Senz'altro simboleggiano il dono della vista che i giganti ci concessero. Fammi vedere da vicino. Interessante. E qua illuminiamo qualcosa. Non è così inutile testa. A livello di simpatia nel viaggio che stiamo facendo è molto utile, però a livello di piani segreti, abilità nascosti da tempo e che è accessibile a lui solo e a pochi altri di cui i giganti si fidavano. Diamo un attimo è di proprio inseguire. Sotto il naso di Odino. Avevo promesso di condurvi a Jotunheim. Che vuoi dire, testa? Hai detto che non avevamo opzioni. Non capisci, fratello? No, Odino non perse le speranze e neanche noi dovremmo. Sapeva che qui c'era un indizio, ma siamo stati noi a trovarlo. Sono piani per la chiave di una sala che Tyr teneva segreta. Non so dove ci porterà o cosa troveremo, ma è un'opzione. Come la facciamo questa chiave? Suggerisco di chiedere a un nano. Ok. Quel simbolo sulla porta del tempio. Sono molte rune insieme. Completato Fuji Dai Line. Grazie a Dio. Intanto qua riprendiamo la nostra arma. La prossima missione torna a Midgard con il viaggio tra i regni. Perfetto. Apriamo questa porta. Che andiamo avanti ovviamente. Non torniamo certo indietro. O stiamo tornando indietro? Io non lo so più. Qua? No, no, stiamo andando avanti. Io questa zona non l'ho fatta. Il figlio è già salito sull'ascensore. Perfetto. Ok. Ragazzo. Prima, quello che hai visto. Io non ho visto niente. Non mi hai visto con qualcuno? Con un vecchio? Lui non ha visto lo scontro fra Kratos e suo padre, ovvero Zeus? Abbiamo rivissuto la cosa di God of War 3. Sì. Piccolo spoiler, vabbè. Come vuoi. Fortunatamente non l'ha visto. E... Bene, torniamo a Midgard e vediamo di forgiare. Assolutamente. Dov'è quel nano? Ovviamente parla ai Brock. No, devo andare di là. Mi sbaglio sempre perché l'entrata è dalla parte opposta del percorso che dobbiamo fare comunque. Ed eccolo il simbolo. Simbolo volevo dire. Perfetto, sappiamo dove dirigerci. Allora, regno non disponibile. Asgard. E questo dovrebbe essere il nostro. Regno disponibile, via. Sperando che sia quello giusto. Facciamo girare l'ascensore, il teletrasporto che ci porterà nella nuova città. Perché non ci hai detto che Baldur è figlio di Freya? Già. Mi sconvolge tutte le volte che lo sento, anche se lo so già. Ma quando penso a Baldur e Freya... Io... Luce? E luce fu. Sì? Freya. Che ne pensi, fratello? Allora, il viaggio. Una vita per Jules. Mostra a Brock le indicazioni della chiave di Tyr. Tyr abbiamo affrontato le chiavi, le stanze di Tyr dove abbiamo trovato la runa nera, se non sbaglio. L'incantesimo non può dire quello che sa. Intanto andiamo da Brock, che è il venditore. Sì, certo. Vediamo cosa proprio ci può dire. E chissà da quanto tempo. Stiamo aprendo un sacco di regni perché stiamo andando avanti, ricordo, nella storia principale. Secondarie le farò poi. Sì? Tu hai capito come ferire. Ed eccolo qua. Puoi forgiare. Mimir è la testa, ecco il nome proprio. Saluto tutti quelli connessi. O un'armatura? O magari uno strumento di guerra di cui io sono mastro forgiatore. No? Allora scordatela. Anche sempre se simpatico, Brock. Sempre. Gentile, certo, più che altro. Danneggerei i miei attrezzi con una cosa tanto delicata ed effeminata. Salda la strati. Il fratello di Brock che appare. È la prima volta che capita. Va bene, sapientone. E dove penseresti? Invece di aiutarsi, si sfottono, si schifano anche. L'ultima volta che ne ho visto uno mi si induriva ancora nelle parti basse. Ecco. Tacchete. Dai, non mi dire. È davvero. Come risolvere i problemi di famiglia? Dovevo chiamarla così la puntata. Ragazzi, novità. Tanto lo dico per chi è connesso. Domani sera porterò Shadow of the Tomb Raider sul mio canale. Lo alternerò a God of War. Un'ora farò dalle 9 alle 10 domani sera a Tomb Raider. Poi nel corso della settimana alterno una sera un gioco, una sera l'altro.
Che c'è? Posso cambiare anch'io, no? Oh, attento all'asta. Tieni sciolto il polso. No, tu tieni sciolto il polso. Ehi, mi serve più calore qui. Arriva. Pensi di temperarla più a lungo? Non ce n'è bisogno. L'ho immersa per chissà il figlio cosa sta guardando che sta sorridendo. E che pulizia. Che castorino ingegnoso. Non è mai tardi per imparare un trucco, eh? No, infatti. Ecco. Eccola qui. No, non scordare questo. La timbrata. Una chiave. Smettila di sorridere. Mi stai dando sui nervi. È solo che è bello vedervi insieme. Ma la runa del vostro marchio ora è diversa. È il prezzo di riforgiare qualcosa che si era rotto. Lo sapevo. Vi volete bene voi due. Oh, smettila, principessina. Se continui mi farai piangere. Mi piace il nuovo marchio. E a voi? Può andare. Abbiamo una missione. Non ce, ne, da sera non ce ne frega niente del nuovo marchio che avete inventato. No. Forse li rincontreremo nel prossimo negozio insieme con una nuova attività. Ma abbiamo veramente una nuova missione. Trova la porta misteriosa di Tyr. Non bastavano le stanze. Abbiamo provato ad affrontare la Valchiria due puntate fa nell'episodio 18. Potete andarlo a rivedere. Ma niente, non ce l'abbiamo fatta. Ovviamente mi sa che dobbiamo riprenderci la barca. Atreus, da me. Arrivo, arrivo. Atreus, detto anche Aragost. Mi sa di sì. Può essere. No, non so esattamente. È un po' vaga qua l'informazione. Dice 40 metri, ma non so se devo prendere la nave o cosa. Sembra di no, perché la stanza è qui, perfetto. Abbiamo anche la chiave. La runa di la inseriamo. Eccola. La runa. E via che si sblocca una nuova zona, si spera. Tra l'altro le armature che vedete sono nuove, le ho pensate l'episodio scorso. Siamo dentro. Ma esplora la camera. Spero di incontrare Valkyrie. So sembra essere lì in Uncharted. Allora, no, non fa niente. Così invece ci fa un percorso. Intanto controllo che non ci siano collezionabili. Un percorso interessante. Siamo sotto la sala del viaggio tra i regni. Ma perché? Sala del viaggio tra i regni. Non manca molto, molto al prossimo obiettivo. Adesso andiamo a vedere. Non possiamo scendere qui in mezzo, ovviamente. 30 metri, 30. C'è un po' da camminare, ma sono pochi metri, un centinaio. Quindi volentieri lo si fa questo percorso. Vedo qualcosa là. L'ho visto adesso, se no. Il problema è quadrato. Tyr usò la stessa magia per proteggere la runa nera. Alzo un po' perché c'è un indizio. Giustamente non sento niente. Accanto alla porta di Yogi. Interessante. Ma ci arriviamo? Non da qui. Ma da qui sì. Devo tornare indietro? No, no, qua c'è la porta, non l'avevo neanche vista. Figliolo, ti leader, che cazzo, non così per dire. No, noi siamo entrati qui. Non appare niente? Forse perché non devo andare di qua. Proviamo di qui. Ma stiamo girando in tondo o è la stessa entrata? Deve essere la stessa entrata. Intanto, quando si entra c'è questo giochino di luci che è fastidiosissimo, il buio proprio. Aspettate che controllo che non ci sia qualcosa di. Il giochino di luci stavo dicendo che dà fastidio, perché quando si entra in una stanza buia e fuori c'è il sole, sapete che non si vede niente per un paio di secondi. Qua non c'è veramente niente.
No, ci dice anche la mappa a 70 metri, però se ci dice esplora la camera nascosta, ovviamente. Possiamo farlo, sto arrivando figliolo. Possiamo farlo. Quando passiamo si apre. Aspetta un attimo, se si apre anche di qui. Bene, ci Ah, addentriamo ok. sempre più. Quegli arazzi Bastava andare avanti. sembrano La altri giganti. distrazione. Ehi, 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 ehi. Pirro deve aver fatto per loro qualcosa di grosso. Niente, queste sono solo decorative queste parti qua. Pensavo fossero utilizzabili. Là c'è della sabbia, l'ho vista, ma voglio prima vedere se troviamo qualcosa qua. Faccio una scalinata. Ok, l'unica è andare giù in quella zona che sembrava un'arena, perché c'era comunque un contenitore di sabbia. Vediamo un attimo se possiamo utilizzarlo. Wow, questi chi sono? Area scoperta, ragazzi, la sala di tir. Ah, meno male, qua sarà da usare quadrato. Sarà un combattimento, può essere. No, qui. Ragazzo, è la runa per Jotunheim. Nostro obiettivo è una via per Ciao. Jotunheim. E guarda, siamo dall'altra parte della porta. La porta è sotto sopra. A cosa pensi? Indietro. Va bene. Non ancora? No, non ancora. Qua non posso arrampicarmi. Un QTE, non me lo aspettavo. Dai, 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 dai. Straordinario. La sala è costruita su una specie di assale. Ci sono catene sui lati. Senza di esse. Possiamo capovolgere il tempio. E vai, adesso Addirittura, fai. questo è epico. Già, che si fa? Un nuovo golem, un troll, due nuovi golem. Ah, sono quelli che tengono le catene, Va perfetto. bene, non credo che siano Spezza le spiriti. catene. Ragazzo, sulle statue. Ho visto, dice vuoto. Sinistro. Vai, leggi. E qua? L'ultimo segue, il primo precede. In mezzo ombra non possiede. Oter. Sei Con questi sicuro che incantesimi di capovolgere il sabbia tempio li sia può l'unico riportare in modo per vita, spero di raggiungere no. quella cosa? Hai detto che c'era una via. Il tempio si può capovolgere. Perciò rovesciamo il tempio. Una logica ineccepibile. Chissà che succede se capovolgiamo avventatamente una sala che è radicata in altri 8 regni. Certo, sono curioso, ma pensare di arrivare a Jotunheim è un azzardo. Saltiamo pure. Beh, chissà, forse due tir siete pazzi allo stesso modo. Eravamo. Perché lui comunque penso sia morto. Io adesso no, non ancora. Ma manca poco alla mia morte. Chissà cosa dobbiamo affrontare oggi. Vabbè, vita ce ne abbiamo. Qua c'è la leva, l'ho vista. Tiriamola. Altre trappole mortali. Non è qui che devo congelarlo, allora con che alma? Già capito. Ma porca miseria, non mi aspettavo quella lì però. Pensavo di averle bloccate tutte, invece. Vabbè, ripartiamo dal checkpoint che sicuramente è quello che abbiamo appena trovato, ma non mi aspettavo di morire così. No. No.
Ci vorrà un po', vecchia roccia. Allora, ma se io salto di qua, no, eh. C'è qualcosa che non quadra in questo enigma. Ci ho provato. Che tra l'altro viene schiacciata anche la testa, quindi non capisco perché parli la testa. Fatemi vedere se si vede tutto ok, se è tutto ok. Sembra di sì, arrivo, ragazzi, un attimo che... lui va di lì. Qua purtroppo non c'è... Posso arrampicare? Oh, questa è difficile, eh. Questa è difficile. Qua cosa c'è invece? Ah, qua però possiamo prendere. Ah, no, non me lo fa fare. Oh, sì, 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 sì. Qui, ragazzo, un altro. Mettiamo un collezionabile. Sicuramente. Vi ricordo intanto che domani sera Shadow of the Tomb Raider sul mio canale, dalle 9 alle 10, se vi interessa. Lo alternerò a God of War. Tanti figli, fratellino, è dire poco. Sta prendendo appunti, adesso ci aggiornerà il diario degli appunti. Forse. Allora ragazzi, rivediamo un attimo questo enigma perché dovremo un attimo, oltre al mito, altare, ecco un altare, ecco come si chiamava. Allora, questo enigma potrei, no, non possiamo fare così. Però se io cambia appunti aggiunti addirittura, Re Gigante ebbe molti figli, pare che sia giunto da un mare di sangue, sia morto lasciando un mare di lacrime, però non fu assassinato. Ma se io faccio così? No, eh. L'ho provato. Sto per impazzire, ragazzi, perché ho rischiato. Ma ho solo un'arma, come faccio? Poi questa non può essere neanche colpita. Io? Non c'è qualcosa qui dietro che possa aiutare? No, eh. Ah, deve essere lì la soluzione, ragazzi. Anche perché la mappa mi segnala proprio che, intanto ripartiamo dal checkpoint, mi segnala proprio che è lì. Quindi c'è qualcosa lì, lo so. Il problema è che bisogna, proviamo a fare una cosa, guardate. Proviamo a aprire anche l'altro cancello che avevo già visto, che è qui. Vediamo cos'è. Il gioco è scurissimo oggi, non so il perché. Ecco lì un altro di quei bellissimi giochi, no? Bellissimi enigmi. Un altro tipo. Variare è importante. È vero? No, cambia arma. Stavo pensando, perché non lasci che sia il ragazzo a portarmi per un po'? Per farti perdere questo? No. E la stai godendo, non è vero? Vai, 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 vai. Sto per essere maciullato. No. Cosa ho sbagliato?
Ho sbagliato. Forse riusciamo però più a far questo che quell'altro. Ripartiamo dal checkpoint, che è questo enigma qua. Mettiamo il secondo comunque. Mettiamo così. Se avete consigli potete scriverli in chat, ma la vedo veramente dura. Ah, un altro tipo. Variare è importante. Stavo pensando, perché non lasci che il ragazzo a portare un campo? Per farsi perdere questo? No. Te la stai godendo, non è vero? Quanto odio questa parte. Ma perché sono così difficili oggi gli enigmi? Andiamo, alzati in piedi. E non ho neanche una pietra della resurrezione, perché ho preferito puntare al potenziamento delle armi, delle abilità, delle armature, piuttosto che avere uno strumento che mi possa riportare in vita. Ah, un altro tiro. Variare è importante. Te l'hai già detto. Stavo pensando, perché non lasci che sia il ragazzo a portarmi per un po'? Per farti perdere questo? No. Te la stai godendo, non è vero? Quanto odio questa parte. Lo so. No. Avanti. Sì, ce l'abbiamo fatta. E il figlio? Il figlio dovrà uscire da uno di questi. Vabbè, intanto pensiamo a questo. Intanto qua c'è la vita. C'è chi probabilmente ci aveva già provato e ha fatto la nostra stessa fine. L'abbiamo fatto precedentemente. Guarda un po' qua cosa serve. Allora, qui prendiamo... Devo fare in frettissima. Ah no, qua c'è già una luce. Questi enigmi con le luci sono veramente, ma veramente diabolici. Grazie mille, Mir. No? Fatto malissimo, ma la paura che ho preso. Padre. Padre sta ceppa, dai. Ci salteremo fuori. Veniamo qua per sicurezza. Aspettate, ma facciamo così un attimo. Dai.
Porca miseria, non pensavo fosse così difficile. Allora, no, porco zingaro, via via via. Boia, mi serve della vita. Vai qua, vita a bomba. Tra l'altro penso sia una delle prime volte che vado a prendere questi potenziamenti, che realmente ne ho bisogno. Poi addirittura, vedete, ne trovo sempre qualcuno in più. Sarà che la difficoltà qua è quella che è. Però vabbè. Qua, appunti aggiunti. Finché gli dèi rabboniranno, vero mai? Ma forse. Stiamo freschi. Tanto vediamo qua un nuovo potenziamento, che ce lo meritiamo dopo tutta la fatica che abbiamo fatto con questo primo enigma. Cosa abbiamo trovato? Un'altra parte del codice linguistico. Vai. Vedrete che troveremo anche l'ultima, che magari si troverà dall'altra parte del... qua c'è qualcosa? No. Troverà dall'altra parte dell'enigma. Qua? Magari c'è a fare, vedete... Sarà un QTE? Probabile. No, neanche. Una forza incredibile, comunque. E vai. Tra l'altro il figlio Aragost ha scoperto da poco che lui e il padre sono due dei. È incredibile. No! Sono creature di fuoco, non capisco. R3, sì. Usiamo il ghiaccio, sicuramente ci guadagniamo. Sempre a livello 3, comunque. Ci buttiamo su questo con R3. Tanto il figlio si elimina l'altro. Con piacere. Potremmo prendere vita, ma non ne abbiamo bisogno. Oh, questo sì. Porco cane. Sinistra. R3, via che gli faccia un danno. Anche perché a livello 4 noi 5. Solta R1, accoppiata R1 e R2. Ok. Sì, sconfitti. La violenza. Vai, vai. Esploso questo. Ma perché sono deboli comunque l'arma di ghiaccio. Guardate qua quanta roba. Devo raccoglierla prima che sparisca. Palotta di rabbia. Non è stato un combattimento in pesto, anzi. Bestiario aggiornato, però. Più che altro per l'orco feroce. Se mio padre riesce a costringere l'orco a usare il suo attacco in salto, gli ci vorrà un po' di tempo per riprendersi dopo averlo mancato. Spero lo manchino. Questo bestiario, forse ne sarete accorti, ma serve appunto anche per capire come sconfiggere i nemici. Qua è spettacolare, però adesso non possiamo perderci in queste bellezze. Qua vabbè, ci dà una strada, lo sapevo, per tornare indietro, no? Quindi dobbiamo tornare indietro di qua? Ma guarda te, non me lo aspettavo. Al volo? Benedizione runica. Ah. R3. Finché posso utilizzare l'R3 lo faccio volentieri. No.
No, che muoio. Ok. Vediamo se a far così forse capisci che hai rotto. Tanto non perdiamo vita qua mentre siamo arrabbiati, incazzati di R3. Piacciono anche le animazioni di R3, cioè. Ora c'è l'altra catena. E con una tranquillità ora c'è l'altra catena. Eh sì, è vero. Qua addirittura prendiamo un po' di vita, sperando che il figliolo si ribecchi. E bla bla bla. È difficile capire se stiamo andando bene, andando. Eh no, qua è dove abbiamo spezzato la prima, quindi. Oh cazzo, ma perché non sto fermo, non sto attento? Vai, vai, vai. Dovevo ottenere quelle balotte di vita per un'altra situazione, ma va bene. Pensiamo al secondo. Ecco, il secondo sarà un po' più impesto che questo qua. Abbiamo già provato a affrontare pochi minuti fa. Ehi, beh. Pochi minuti fa e non è semplice. Devo capire meglio come fare. Anche se questi enigmi, teoricamente. Beh, riprendiamo l'ascia. E io posso lanciare così. Perché chiudendo. Forse inizio a capire. Ok. Tac. Ce l'abbiamo fatta. Bisogna fare una corsa della Madonna. Allora qui. Analizziamo bene prima di andare avanti. Guardate, qua c'è un altro, va bene. E qua c'è qualcos'altro, ragazzi. Una cosa. Un elemento ambientale che ci permette. Ci permette di farlo esplodere. Vediamo intanto qua dentro cosa c'è. Non credo che ci sia il mondo, No, però bracciale del serpente è il mondo. Visualizziamo. Lo compariamo. No. No, non ci siamo. È meglio tenere questo. Scendiamo i castoni. Va bene qua. Vediamo. Simbolo della tenacia, vitalità e ricarica. Andiamo a perdere tutto. No, no, ma va bene così. Questo compara. Compara. Va bene, no, teniamo così, va bene. Ok. Guarda, ma lì. No, ok, posto. Mi sono sbagliato io probabilmente. Allora, prendiamo un altro. Servirà. Mettiamo le frecce in questo colore. Dice di lanciarlo su, può essere, no. Questo è un po' più difficile. Questo l'abbiamo appena fatto. Ok, no! Porca miseria, mi ha fatto perdere un po' di vita, credo. Non lo so, non ho visto bene. Allora, con calma. Sì! Aspetta, aspetta, figliolo, aspetta. Vediamo se funziona. Ritacchete. Che cazzo? Se mi porta su, come penso. No, non c'è niente. Mi sa che ne dovrò prendere un altro. Almeno fare questo giochino altre due volte. Proviamo.
Dov'è finito, scusate. Oh porco, ma pensavo di essere a terra, sinceramente. Ci vorrà una precisione millimetrica. Tac, via. Siamo così vicini, incredibile. Non ne ho mai dubitato. Vero. Ma io non saprei, intanto leggiamo qua. Lasciali in pace. Lasciali in pace, oddio. Direi che non si riferisce a noi. Magari. Tanto qua sblocchiamo questo altarino magico. Spero di trovare un oggetto leggendario. Ora possiamo decifrare le rune. Codice di poliglotta. Sì, sì. Vuoi partire? Poliglotta, sappiamo tutte tutte e due le lingue adesso. Ne abbiamo solo due, però va bene. Qua da dove siamo arrivati, quindi pensiamo un attimo, intanto vita, perché arriveranno. Secondo me ci servirà comunque l'armatura di fuoco, perché qua, se di là abbiamo usato quella di ghiaccio, presumo che... Non è stato difficile... È stato un po' impesto raggiungerlo, ma non c'era un grande enigma qua. Questo me l'aspettavo. Vediamo che nemici. Torna su e rovescia il tempo. Cosa? Due di loro? Come perdere vita? Vai, vai, R3! Vai, uno distrutto. Cazzo, fa malissimo. Devo andare a prendere la vita, assolutamente. Intanto vita, 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 vita. Rabbia. Ok, quando riusciamo a far salire la rabbia. Guarda. Però questo è a livello 5, ragazzi, quindi... Sentite, facciamo salire un attimo la rabbia. Vieni, vieni, vieni. Ah, muori, merda. Ah, guarda qui quanta roba ci ha lasciato. C'è qualcuno, il bestiario aggiornato. Vediamo un attimo, il viandante campione. Sono paranoici e hanno un gigantesco scudo sulla schiena in grado di respingere qualsiasi attacco alle spalle. Tipo questo che sta arrivando? Perché mi segnala rosso? Che succede? Bestiario aggiornato di nuovo? Possono indebolire la sua armatura standogli vicino e evitando i suoi attacchi. Si inizia a caricarsi per un colpo all'alto allontanandosi. L'avevo detto che c'era da usare comunque il potere del fuoco qua. O del fulmine, per meglio dire. Dove siete? Dove cazzo siete? Oh! Senti, facciamo così. No. Devo far esplodere quel canchero lì, ma mi serve dell'esplosivo... Che io qua, sinceramente, ragazzi, non trovo, però... Più basso, ok, lo teniamo a questa altezza. Voi adesso siete finiti. Qui è livello 2, qua non uso neanche i poteri. Così, semplicemente tac. Oh. Ma no, 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 usa questi poteri. Ma
Via! Avete rotto! Chiami i lupi di via, vai! Che ne pensi di una ritirata tattica? Cazzo, abbiamo perso. C'era troppo casino con quelle fiamme. C'era troppo casino, ma dobbiamo star calmi, dobbiamo. Oh, queste catene per ribaltare il mondo. Incredibile. Scambio frecce. Ma da dove, scusate? Ma sono morti così? Poteva funzionare. Avrebbe potuto funzionare. Fuori uno. Tanto ballotta di rabbia che ci sta. Anche da qui, maledetto. Però è sempre a livello 3, questo per dirlo. Vedete, si perde in questo gioco, ma non ci si incazza perché... quelli con lo scudo. Fanculo. Chiami i lupi. Vai. Che ci pensano quei lupi. Yes. Oh, fuoco maledetto. E qua che cazzo c'è adesso? Sì, ci provo, ma... un po', vediamo se riusciamo a ucciderlo. Bing. Sì? Capovolgiamo il tempio. Sì. Stavolta è arrivato il momento di capovolgere. Dire capovolgiamo il tempio lo fa sembrare una cosa normale. Sì, in effetti è un po' strana. Non è proprio nella normalità questa cosa. Comunque. Là? No? Qua siamo entrati. Di qua siamo usciti. Porca miseria. Pensavo di essere morto. Ok. Siamo tornati qua. Possiamo... adesso è bloccato. Perché? Perché dobbiamo ribaltare il tempio. Giusto? Questo l'abbiamo già fatto. Un esercito di statue. Non credo che siano in grado di tornare in vita, se è questo che ti preoccupa. Tyr diceva che nel suo mondo di pace gli unici soldati sarebbero stati delle statue. Gli dei lo benedicano, ma quel figlio di buona donna faceva sul serio. Ah, ecco, non mi andava l'ascensore, so vecchia roccia. Ma se
se non dovesse funzionare, ricordate. Marchi ingegni dell'antichità, tra l'altro, che però funzionano molto molto bene. Fuori dalla portata di Odino, ma il mondo non è in pace. No, ma c'è speranza. Ora lavoriamo tutti insieme, uniti. Ecco cosa diceva la runa sulla porta per questo luogo. Siamo sul cammino di Tyr. Qua abbiamo già visto tutto. Questo io non l'avevo mica visto, vediamo. Eppure non ce lo segnala a posto, allora, qui. Niente, andiamo avanti. Non perdiamo tempo, comunque manca mezz'ora. Ormai è un'ora che giochiamo, quindi. Usa le gambe, fratello. Facciamo questi. Erano due QTE, non uno. Madonna che forza, vai. Giro. E adesso il mondo è tornato alla normalità. Torna alla sala del viaggio di Tyr. Soprattutto sarò lieto di stare dalla tua parte, fratello. E poi non siamo morti, il che non è male. Là, a sinistra. Penso che da lì potremmo arrivare alla stanza del viaggio tra i ricchi. A sinistra? A dove? No, qua ci stiamo allontanando. Oh, io spero che sia questo, ragazzi, perché magari andiamo giù. Se il mondo è stato capovolto, se questo universo è stato capovolto, dovrebbe andare bene la strada che stiamo prendendo. Si spera. Adesso vediamo. Secondo me abbiamo sbagliato qualcosa. Di nuovo questi enigmi. No, siamo tornati a capo. Non penso di dover... Cioè, dovremmo andare avanti, ma non so spiegare bene dove. Qua dice, obiettivi. Torna alla sala del viaggio di Tyr. Quindi dobbiamo tornare indietro. Niente, niente, riprendiamo l'ascensore. Non c'è nessun problema. Intanto vi ricordo domani sera, per chi si fosse connesso adesso, Shadow of the Tomb Raider. Ore 9:10 di sera, ovviamente, qua sul mio canale inizierò la serie, l'alternerò a God of War, per chi volesse seguire. E, insomma, siete sempre i benvenuti, lo sapete, sia per consigli, per far due chiacchiere in chat, non c'è nessunissimo problema. Allora, ragazzi, qua vecchie rocce, guardiamo un attimo, perché se non sbaglio la strada potrebbe, anzi dovrebbe essere giusta. Ah, ma aspetta, ah, non l'avevo mica visto. Sì, ok. Però prima devo controllare anche il lato destro, va bene. Lato sinistro. Lo vedi, Mimir? Nessuno può farcela da solo. Ma questo è Unchartediano, questo pezzo, oppure un po' anche Lara Croftiano, se volete. Io e mio padre, tu e Freya, Brock e Sindri. Ma se collaboriamo, siamo una squadra. È questa la prova di Tyr. Ecco perché ce la faremo fino a Jotunheim. È un bel messaggio quello che lancia Aragorn, però non lo so. Cosa significa? Significa che sei saggio, Atreus. Ed è bello sentirti così. Quello sì, quello sì. È un messaggio positivo che lascia sia il gioco, ma anche il personaggio in primis. Una via per il Jotunheim, ottieni l'oggetto misterioso. Va bene, ma questo? Che c'è? Ah, sapevo che il tempio andava capovolto. Guarda, quell'albero è testa in giù. O siamo noi? Non lo so più. In realtà non lo so neanch'io. Non saprei risponderti. Atreus barra Aragorn. Atreus. Per la prima volta ho detto il suo nome. Me lo sono ricordato. Stiamo andando nella direzione giusta. Ma ragazzi, dobbiamo mantenere questa direzione. Ah sì, c'è il segnalino lì. Perfetto. Cos'è questo? Esattamente. Ci sarà un rotondo. Scherzavo. No. Cosa dice l'obiettivo? Ottieni l'oggetto misterioso. Forse quell'altro? No. Avete consigli? Ah, rotondo. Non vedevo il segnalino rotondo perché era immerso nella nube. Non credo sia una runa nera. Il tuo pugnale. Che potere gli daranno? Ah, no, ok. Sì, un'altra runa nera.
La runa nera. Allora, che cosa abbiamo? Una specie di pietra del viaggio. Fammela vedere. Per la grande Audumbla, questa è la pietra dell'unità. La conosci? Non ero sicuro che esistesse. Se Tyr la possedeva, si spiega come potesse visitare tutti i regni e altre terre, per di più. La conservava nel pannello rubato da Odino. Sì. Sì, è così, ho capito adesso. Cosa? Ritraeva Tyr che camminava nel regno tra i regni. Sai che non si deve deviare dalla retta via. Beh, Tyr seguiva sempre una strada tutta sua, se capisci che intendo. Il regno tra i regni. Il regno fra i regni. Abbiamo completato anche questa missione, una via per Jotunheim. Jotunheim. E adesso qual è la prossima missione? Esplora il regno tra i regni. Il regno tra i regni. Un po' di Ligabue così. Dopo il giorno dei giorni, il regno dei regni. Sì. Dov'è il regno dei regni? Era questo che avevi in mente, vero? Bene, io preferirei che per ora non ci buttassimo giù dall'altro mondo. A tempo debito. Ah, davvero? Qual è la nostra missione? Usciamo un attimo perché non ho capito bene, ragazzi. Allora, l'obiettivo è esplorare il regno. Abbiamo che. Muselfir. Qual è il regno dei regni? Odino è bloccato qua. Ci mancano due o tre regni e poi è Lime. Vabbè, Lime apposta il fine. Proviamo questo. Sono confuso. Credevo che la madre di Baldur fosse Frigg. Già, Frigg. Quello è più un vezzeggiativo. Spero che sia questo, non capisco così bene perché la mappa, questo specie di ascensore teletrasporto non è sempre chiarissimo. Le cose si sono nel corso del gioco uno lo impara a conoscere, ma... Odino non voleva che a Freya, vedremo, e a Vanir fosse riconosciuto alcun merito ad Asgard. Ogni suo successo veniva attribuito a Freya. Come essere la madre di Baldur. Esatto, ma era Freya la madre di Baldur. Oddio, appunti aggiunti, storie di Mimir. Va bene, i ricordi qua, vabbè, sporadici e confusi. Mi continua a indicare che dobbiamo andare nell'altro mondo, probabilmente, qua c'è l'obiettivo. Sembrerebbe di sì, quindi non è questo il mondo che dobbiamo affrontare. Torniamo a Midgard. Beh, ricapitoliamo. Sperando che vada bene. Direi di sì, senza dubbio. E se lui vuole voi, allora bisogna. Noi l'abbiamo trovato qua dal cristallo azzurro, se non sbaglio. Mettiamo la, diciamo, la runa nera di Mir. Cosa possiamo avere noi che Odino non ha? Otterrete degli dei. Degli Aesir, certo, ma non di ogni cosa. E le cose fuori dalla sua portata lo preoccupano e parecchio. Sembra di sì. In sì, passato sì, mi ha fatto una testa così al riguardo. Bisognava tornare a Midgard. Appunti aggiunti per le storie di Mimir. Ok. Qua mappa, scusate, mi indica posti nuovi addirittura. Ok. La famosa. Allora. Proviamo a vedere se hanno dei potenziamenti. E qua ce ne sono a bomba. Anche per il leve. No, armatura busto addirittura. Già fatto, visto che va qui. Potremmo prendere questo che casuale fortuna i 10 runico serie.
E questo ovviamente non posso prenderlo perché mi manca veramente tanta roba. Sclone del caos, vabbè. Armatura busto, vediamo di compariamo intanto. Sale solo la difesa, qui la forza però cala, che questa è 30. Carina questa qui. Qua risorse insufficienti, armatura braccia. Cinque più. L'armatura fianchi non la potenziamo da un po' effettivamente. Però qua troppa roba. Anche a livello 4-5 iniziano a calare. Qua forza uguale, difesa 2, ricarica 0. Quindi rimarrebbe a... ah, meno 32. Vacca boia. Arriverebbe a 20. Cintura... allora, vediamo un attimo cosa possiamo fare qua, perché forza e difesa 9,42, qui, qua questo no, forza, difesa e vitalità ricarica 0 sempre, però basiamo un attimo la difesa, battaglia mitica, che forza, ecco, questa sarebbe ancora meglio, ragazzi, anche se la ricarica, oh. Sapete cosa facciamo? Compriamo questa. Terreno unico e forza, ok. Armatura fianchi, potenza arcano, ok. E cosa fare? Armatura busto. Questa la vendiamo. Una cosa sì. In meno a cui pensare. Vendiamo sempre tutto perché comunque... non è che utilizzo queste cose, le lascio lì dopo, quindi... questo però... runico e vitalità non lo uso. Runico no. Andiamo a togliere tutto. Qua, simbolo del regno. Aumenta del 15% il danno, massimo 50%. Abbiamo uno più forte, secondo me. Vediamo anche questo, via. E qua Leviathan, non possiamo potenziare un... qui lame del caos io le potenzierei perché ne abbiamo veramente bisogno. Dobbiamo fargli proprio alzare il numero di danni che fanno. Artiglio, potenziamoglielo, dai, sta diventando una bomba il figliolo. Il figliolo prodigo, assolutamente. Faretra? Aspettate, perché armatura fianchi, no. Come lascia? Questo niente. Potenza a livello, cioè. Piuttosto me ne tengo pochi, ma che riesco a potenziare, piuttosto che potenziare mille cose non capirci niente. Volevo fare prima faretra. Così portiamo 4 frecce invece che 3. Ottimo. Che se, no, è sempre lì dietro a ricaricare. Ora, intanto quella... mappa, perché mi segnala posti nuovi? Come faccio a levarli sti posti? Ah beh, scusate. Passaggio mistico, va bene. Ok. Abilità. Le abilità qua ce le giochiamo proprio. Non lo so, questo è bellino. Questo? Questo qua? Ah, questo sì. Vediamo anche questo. Iniziamo a comprare anche il potere che ci permette di... qua ne abbiamo che... è questo? Sì, costa anche meno questo qui, c'è da dirlo. Potenziare le lame in questo momento, perché ragazzi, sono quelle che probabilmente... qui aspettate che abbiamo... Madonna, cosa... cintura, potenza, accediamo i castoni un attimo, supremazia,
La luce, l'unico è questo, 25, sì, perché gli altri fanno veramente schifo. Anche se un castone così, ma no, vabbè, poi, ho venduto, aspettate un attimo, perché ho Avete venduto. trovato in giro? Allora, qua c'è vendi, se non sbaglio, le risorse, pietre della risurrezione, fiamma del caos. Vabbè, però io volevo l'incantesimo? No. Pacca, ne ho venduto uno, secondo me che non dovevo vendere, vedi? Ed era arancione, attacchi uno con lame. No. Anche quelli lì sono da Ciao. potenziare, un attimo. Facciamo allora. Cioè, qua gli oggetti sono veramente, vabbè, sono tantissimi. Qua, forza e difesa, difesa e vitalità. No, per ora tengo questo, ma vorrei potenziarlo se fosse possibile. Talismano della furia eterna. Vediamo se magari me lo fa Da potenziare. Scusate, deserto. sto perdendo un po' di tempo qua, ma crea potenza. Talismano. No? Livello 3, livello 5, che ciao, vabbè, risorse. Ma chi se ne frega? Ah, bella, chi se ne frega, esatto, chi se ne. Cosa troveremo fuori dal sentiero? Stavo leggendo, non ho fatto in tempo a leggere. Obiettivi. Per l'albero esplora il regno tra i regni, va bene, abilità. Abilità qua però, ragazzi, essendo che ne abbiamo ancora un po', comprerei. Allora, questo cos'è? Para un proiettile all'ultimo secondo per assorbirne l'impatto rispetto. Dio lo al mittente. Ciao. Con lo scudo, tra l'altro, va bene. Io volevo anche l'ascia, se fosse. L'ascia mi manca solo questo. Questiamo. Neanche un obiettivo, un trofeo? No. Questo sì. Qua vediamo, vacca boia. Bellino questo. L'arco cosa possiamo potenziare? Abbiamo potenziato tutto dal figliolo? Beh sì, qua no. Qui oh, qui sì, manca solo lo scudo e le lame ovviamente perché sono le ultime arrivate. Questo l'abbiamo preso, vediamo se riusciamo a prendere anche questo. Secondo me uno ci avanza. No, forse ce la facciamo, ragazzi. E questo. Diversamente qua sono ancora da sbloccare, ma abbiamo sbloccato tutto lo sbloccabile. Poi c'è ancora da. E dai, perché qua stiamo sbloccando tutto. Cioè, siamo messi molto molto bene. Le armature le potenzierei, ma. I castoni qua. Penso di aver messo comunque i migliori, ma. Sono poi giudizi da vedere qua. Questo è quello equipaggiato e fa due. Sì, direi di sì che va bene così, guardate. Perfetto, andiamo. Qua abbiamo il nostro obiettivo. Abbiamo ancora 10 minuti, poi stacco. È stata una live un po' più domenicale, un po' più grossa, vecchie rocce, però. Va bene così. Quindi il regno tra i regni. Andiamo qua, No, qua è dove siamo noi, ovviamente. Il regno fra i regni, ok. Ci è voluto un po' perché c'è un po' di casino con. Ah, ok, dovevo entrare. C'era un po' di casino Se con le stai icone pensando sulla di mappa. scaraventarci nel vuoto, spero che tu ne sia sicuro. Non era un'idea C'è un tua, caricamento, trovare occhio, eh. la propria strada. Ridicolo. Qui è dove tirano oltre. È la Viaggio, porta pietra la pietra dell'unità dell'unità al universale. precipizio. Pronto? Pronto.
Beh, se è la nostra ora, è stato un onore. Abbi fede, testa. Non può chiamarlo Mimir, perché si chiama Mimir, abbiamo scoperto. Cioè, così? Ma è incredibile! Pensavo ci sarebbe stato un ponte! Sì, anch'io mi aspettavo un ponte, la scena è epica. Dopo i potenziamenti di quasi 15 minuti non poteva non esserci una scena così. Siamo salvi. Oh, perché ho la nausea se non ho lo stomaco? Bella domanda. È stato strepitoso. Guarda. La torre, sapevo che c'era qualcosa qua giù. Magnifico. Come nascosto? Perlustra la torre di Jonathan. La scagli via nello spazio tra i regni. Tir, vecchia volpe. Dall'altra parte c'è Yoth. Tra l'altro ci sono 60 metri, area scoperta, vediamo. Torre di Jotunheim, non riesco mai a dirlo. Direi di dare un'occhiata dentro. Ma attenzione, le sfide di Tyr non sono mai facili come sembra. Me lo immaginavo. I prossimi potenziamenti vecchia roccia o le abilità saranno basati solo sugli ultimi poteri che ci rimangono, ma c'è da salire al livello 5. Il piedistallo. Usa la pietra dell'unità, della festa dell'unità. Qua c'è questo. E adesso usiamo questo. Finalmente siamo riusciti a incastrare la pietra dopo tanta fatica oggi. Almeno a livello di enigmi. Assorbe l'energia della pietra. Quindi? Sta succedendo qualcosa. Si muove. Si muove. Sa cosa fare. La pietra è servita al suo scopo. Stiamo compiendo l'incantesimo di Tyr. Ora che succede? Non ne ho idea. Ma dopo quel volo sono certo che il peggio sia passato. C'è puzza di... Oddio. Ma ti pare? No, questo è decisamente peggio. Destra! Via! Trasformati! Sì, trasformati, arrabbiati sarebbe. Ne ho uccisi 200, cioè, pazzesca sta cosa. Andiamo col fuoco, come va? Permesso? Per uno non uso i poteri. È andata bene. Oh, meno male che è finita. Sì, non abbiamo avuto tanti problemi come in altre situazioni. Bestiario aggiornato, ovviamente. Quando muore la nidiata esplode, possiamo sfruttare questo fatto per ferire i nemici vicini. Mi fanno danni. Ora dove siamo? Oh, direi al fai. Andiamo. Cos'era questa voce? Che cazzo? Tanto è livello 3, intanto. Fa tanto il figo, ma... scudo. Sono due. Pensavo fossero. Ma il figlio cosa cazzo? Cosa sta facendo il figlio? Attenzione! Rabbia? Sono al buio, ma... Ancora no. Spero che non si ricarichi. Hai bene, fratello? Benissimo. Cazzo, proprio l'ultimo combattimento della giornata, come sempre. Riparti al checkpoint, come ogni puntata. Sì, dai, continuiamo. Mancano 5 minuti.
Davanti, nemici! Che casino! Via! Devo prendere la vita! Via! Continuiamo a muoverci. Vai, spara. Cazzo, per pochissimo. Continua a sparare. Salvati. Non è che senza il padre finisci la partita. La 20ª puntata di God of War e mi sembra di averne fatte veramente una palata. Sentite, facciamo così direttamente. Ancora no, mi scusi. Attenzione! Vai all'inferno! Ti pare? Una domanda a fare al padre? C'è vita? Ho bisogno di vita! Vai, sparagli! Vita! Sì! Cazzo, mi hai rotto le palle! Sti attacchi maledetti! Caricati! E non va! Fuoco in arrivo! Vito? Vai! Adesso lo elimino così! Tutto qui? Non sai fare? Stata dura, sì. 5. Adesso devo staccare, ragazzi. Bestiario aggiornato. Leggiamo un attimo. Mio padre può colpirli due volte con un tiro. Una volta al lancio, un'altra al richiamo. Prendiamo tutto. Appena riesco a salvare. Salvare qui per un brutto. Siamo di nuovo a El. Oh cielo, arrivano. Di nuovo. Ti seguo a ruota. Ma che cazzo? Non posso.
Vai, li uccidiamo, non li fa neanche entrare, così. Sì, prendiamo la vita perché sennò non riusciamo mica a superarlo a questo punto. Questi sembrano anche molto più facili rispetto a... che cazzo? All'inferno. È stato sufficiente. Ah. Devo prendere un po' di vita se voglio mantenermi vivo per il prossimo regno dei regni. Ma io affronterei invece questi con... vediamo. Ancora? No, proviamo con questo, dai. Oh, porca miseria, vediamo di affrontarli con questi. Vai. Non si sta capendo niente, adesso stanco, ragazzi. Finisco solo qua perché non posso accumulare il gioco in un momento così brutto. Non da livello di bellezza, ma momento di salvataggio. È un momento brutto per salvare. Vai, l'ho fatta. Vai che eliminiamo dagli muri con il R1. Mi ha fatto anche in fretta rispetto agli altri. Lui e il suo cazzo di bagaglio in fiamme. Un po' di danno, ma niente di che, come vedete. Aspettate che ho preso Ira di Artemide, un attacco sferzante che protegge Kratos allontanando i nemici vicini. Visualizziamo. Danno poco, stordimento tanto, il fuoco non lo so. Per le lame, tra l'altro potremmo già potenziarlo a livello 3. Teniamolo così, per ora. Scusatemi, va bene così. Perché mi piacciono gli attacchi alle lame che ho inserito. Quale altro regno ci manca, scusate? Tanto c'è un video bestiario aggiornato, un attimo. Ah, vabbè. Fermate, credo sia finita. Sì, ma dove siamo? Appena arriviamo nel nuovo posto, vecchie rocce, tranquilli che salviamo. Ok. Lo scopriremo la prossima volta. Facciamo di sì, dai, ragazzi. Tanto oggi abbiamo dato. Allora, facciamo salva, tac, confermiamo. La prossima volta sarà martedì sera dalle 9 alle 10, ve lo ricordo. E niente, vecchie rocce, con questa schermata come sempre lascio. Vi ricordo, domani sera inizio Tomb Raider sul mio canale. Verrà riuppato anche su YouTube? Probabilmente sì, ve lo dico tranquillamente. E inizierò Shadow of the Tomb Raider, nuovo capitolo dopo Rise of the Tomb Raider. E cosa dire, con God of War continuerò martedì, farò un giorno Tomb Raider e un giorno God of War, in modo da alternare più video sul mio canale e dare la possibilità magari ad altra gente di seguire altre serie, per non rendere monotematico il mio canale, che ultimamente con 20 puntate abbiamo fatto 20 giorni di streaming in poche parole, da un'ora, un'oretta e mezza, forse anche due come in questo caso, abbiamo giocato solamente a God of War. Chi vuole vederlo può seguirlo sul mio canale, chi non vuole vederlo perché lo vuole giocare può tranquillamente evitare. Però tranquilli che non succede niente, spero che ci siate in tanti, però qua mancano 3-6, perfetto, ci siate in tanti perché ho bisogno dei vostri consigli e del vostro aiuto. Detto questo, vecchie rocce, noi ci risentiamo domani, buon proseguimento di giornata, buon pomeriggio e buona domenica. Ciao ragazzi, ciao vecchie rocce. Ma allora questo ascensore è arrivato, sì o no?